Un saluto a tutti e ben ritrovati a Devoldo 125 con un nuovo episodio della nostra serie su Hearts of Iron 3 con l'Italia. L'Italia che si avvicina alla primavera del 41, con una Germania che sta completando la sua invasione della Norvegia e presto si proverà, come avete detto nei commenti, a invadere l'Unione Sovietica. Allora, per questo motivo ho deciso di spostare l'armata occidentale, che ho assegnato all'intelligenza artificiale per il momento. Ho deciso di spostarla in queste zone qua, in modo tale poi da ridisegnarmela io e vedermela io come mettere bene le unità. Quindi per il momento i piani di invasione di Spagna e Portogallo sono rinviati, ma non cancellati. Quindi queste unità qua rimarranno qua e verranno poi rifornite da Roma e Genova. Comunque verranno rifornite da quei territori lì. Queste unità qua rimarranno anche se qua per il momento. Per il momento, finché non avremo preso tutti questi territori qua degli alleati, quindi tutti questi territori qua, avremo circondato l'Arabia Saudita e l'attaccheremo, perché il nostro obiettivo sta diventando anche l'Arabia Saudita, perché voglio assolutamente fare strategic effects, dov'è? Canale di Suez, che ci richiede tutti i territori, ci mancano Jihad, no, Jidda e Taiz, insomma, quei territori lì, Obrok, bla bla bla, e sono tutti questi territori qua. Adesso ne andiamo a cercare, facendo un po' di Taiz è qua, Hal bla bla qua, dov'è, vediamo un altro territorio, Jihad è qua, quello che dicevo che non si chiama Jihad, ma è Gia qualcosa, Obrok ce n'è ancora uno, tipo si chiamava qualcosa del genere, vediamo se lo troviamo, ah, Bajedat, Batahalla, vabbè, insomma, sono tutti questi territori qua. Quindi una volta che noi avremo infinito l'invasione dei territori qua, porteremo i nostri landing craft qua, invaderemo, distruggeremo la flotta britannica che c'è in questa zona e vinceremo. Per quanto riguarda qua, stiamo riportando la nostra heavy coso qua laggiù. A proposito di heavy, mi sono ricordato che devo assolutamente ricercare tutto ciò che riguarda gli heavy, assolutamente, anche ciò che riguarda le rocket ammunition, se no qua è la fine, anche tutto ciò che riguarda assault weapons, se no qua è la fine, bridging equipment perché in Russia ci sono i fiumi. Quindi mettiamo soprattutto il bridging equipment, improve security, polizia suppression non mi interessa, cerchiamo invece le armi d'assalto sì, se no è la fine. Is the end, comunque stiamo finendo un po' di tecnologie quindi siamo a posto. Land, stavamo facendo tactical command structure, ok. Mechanized offensive, poi potremmo ricercarla. Io farei poi lo Schwerpunkt. Metterei lo Schwerpunkt. Potrei ci dia un po' di bonus. Abbiamo un po' di unità da mettere in giro. Allora, andiamo a vedere un po' di cosa abbiamo bisogno qua al fronte. Iniziamo dal fronte dove inizierà la nostra main offensive contro i sovietici. Poi faremo anche il piano di battaglia per i sovietici. Allora, abbiamo artiglieria e ingegneri. Qua hai bisogno di ingegneri? No, ce li hai già. Qua hai bisogno di ingegneri? No, ce li hai già. Tu hai bisogno di ingegneri? No, ce li hai già. Tu hai bisogno di ingegneri? No, ce li hai già. Ce li hanno già tutti quegli ingegneri. No, vedete, qua non ce li hanno. Qua non ce li hanno. Selezioniamo la dal mazzo. La dal mazzo e prendiamo questo. Però vorrei fare... Oh, perché non me lo fa unire? Non mi dica la dal mazzo. Select. Perché non me li fa manco... Forse dobbiamo sbloccare il tempo? Sblocchiamo il tempo. Per quale assurdo motivo non mi fa unire queste unità? Vabbè, non lo so. Sono tutte divisioni che possono contenere comunque. Dammi queste. Ah, ve lo dico io perché. È sotto intelligenza artificiale. Eccolo lì, spiegato l'arcano. Ok, allora questa. No, ho sbagliato. Questa e questa. Però me le vorrei. Vorrei prendermi la self-propelled artillery. Metterci gli ingegneri. Ok. Ok, per il momento lasciamo così. C'è qualche motorizzata senza armor qua? No. Questa qua. Perfetto. Questa lì. Tu. Self-propelled artillery. Vai lì. Anche con uno strategic redeployment per cortesia. Così facciamo un po' prima. C'è solo una divisione lì, ok. Poi qua quindi abbiamo detto che non c'è nessun altro che ha bisogno di ingegneri. Però qua c'è una che ha bisogno di self-propelled artillery. Gliela diamo immediatamente. Perché abbiamo detto che le nostre motorizzate avranno la self-propelled artillery. Abbiamo già ricercato i meccanizzate. Vediamo un po'. Non mi ricordo mai. No, meccanized lo stiamo per ricercare a momenti. Il 20 aprile, quindi fra 10 giorni. Ottimo. Ottimo, ottimo.
Qua sono tutti con... questa qua ha bisogno di ingegneri. Bingo, trovata, ingegneri. Vai. Questa e questa, select, uniscile. Perfetto. Poi, qua hai bisogno di ingegneri, no. Bisogno di ingegneri, tu no. Armored car, armor. Wow, questa qua ha bisogno di ingegneri assolutamente. Ma non ne abbiamo più. Aiaiai, non abbiamo più. Non ne abbiamo più. Vabbè, ne metteremo altri in produzione, non è un problema. Velocizziamo. Qua stiamo riprendendo i territori che ci avevano tolto quei porci dei ribelli. Tanto qua stavamo per fare l'offensiva e la farei se... Ok, attacco cominciato e incominciamo questo benedetto attacco. Allora, qua noi, anche gli etiopi sono in guerra oltretutto. I nostri landing craft, qua ci sono i nostri trasporti, li uniamo. Qua abbiamo l'armata di campione. Escort carrier, heavy cruiser, c'ha 1% di penalità. Portiamola qua l'armata di campione anche. Visto che è lì che ci concentreremo al momento. Possiamo fare un pattino un'aggressione con voi? Abbiamo bisogno di punti di diploma. Abbiamo bisogno anche di spie per i russi comunque. Quindi appena finiremo un po' di tecnologie faremo anche... Abbiamo della radar station la voglio a Gibilterra, assolutamente. Ok, Gibilterra radar station, è quella che adesso è in produzione, la mettiamo al fondo che non ci interessa più di tanto. Ok, tutto in produzione. Ah, ho messo anche in produzione delle brigate pesanti di alpini. La pusteria è Alpi, come si chiama questa, non lo so, vabbè. Comunque due pesanti vuol dire 5 brigate di alpini per il Caucaso. Per il Caucaso. Visto che sono tutte montagne, come vedete. E oltretutto adesso... Questi qua si stanno muovendo. Sì, si stanno muovendo. Perfetto. Questa divisione qua deve muoversi e ritornare qua. Ok. Tu anche puoi tornare qua. Dovremmo anche migliorare le infrastrutture prima o poi. Anzi, non prima. Forse meglio prima che poi. Ok, battleship qua sono... Un po' con l'organizzazione a terra, ma non è un problema. Che qua perché non state attaccando? Ah, state attaccando. E stiamo perdendo, per quale motivo stiamo perdendo? Spiegami il motivo per tal cosa. Tu sei uno skill 1, tu sei uno skill 3, quindi già non mi piace. C'è un river crossing. E dove me l'avrebbe segnalato che c'era un river crossing qua? Ah, perché te c'hai river crossing. A quello non ci avevo fatto caso, però c'hai gli ingegneri in teoria. No, tu non ce l'hai gli ingegneri, anche questo è un problema. Però tu dovresti arrivare e parargli il culo. Ok, andiamo a vedere qua cosa abbiamo ancora da mettere. Abbiamo delle brigate d'artiglieria normale. Quindi ad esempio tu ce l'hai la brigata d'artiglieria? Sì. Tu sei tutta motorizzata. Tu hai self-propelled artillery. Vorrei che tu avessi un tank destroyer. Tactical command advance lo togliamo adesso. Basta, siamo arrivati già al 43, quindi basta. Abbiamo messo lo Schwerput. Del 36, potremmo mettere Elastic Defense. Tactical Withdraw, Large Front, Opel Organization. Mettiamo questo. Ok, siamo nel 41, quindi fra un po' dovremmo rimettere a cercare tutta questa roba qua. Tutta. Il che mi preoccupa un po' perché non saremo mai in orario su tutto. Ok, stanno per finire anche i nostri bombardieri, il che è ottimo. Allora, ho spostato già i nostri trasporti qua. Il che è perfetto. Dove sono le nostre barche da sbarco? Sono qua, Landingcraft, portali qua dove sta arrivando le nostre milizie. Submarine, li spostiamo anch'essi. Ci sono 12 navi lì. I nostri naval bomber devono darsi da fare qua. Port strike di giorno, vai. Poi, naval bomber tu di giorno. Go. Continuato. Poi ne abbiamo ancora uno e l'ultimo lo mettiamo di notte. Port strike di notte. Accetta. La regia marina è pronta. Ha un po' di organizzazione ancora a bidè. Ok, portiamo le nostre truppe qua. Anche con uno strategic redeployment va più che bene.
Vado a fare in fretta, qua dovrebbero bastare. Adesso l'esito della battaglia tornerà a nostro favore. Ok, tu stai andando lì e va benissimo. Qua metterei delle unità, tutta quella meccanizzata. Ah, qua è ancora sotto Submarine Advancement, ok. Chi ha il controllo? Tu. Tu hai il controllo dell'intelligenza artificiale, vieni qua. Spostiamo quella lì che vada lì, in modo tale da evitare soprattutto i porti. Voglio assicurarmi che una di milizia magari la mettiamo qua, in modo tale da avere tempo magari di impedire l'invasione degli alleati casomai volessero. Ok, qua abbiamo portato già i nostri aerei. Ok, le nostre unità si stanno spostando. Perché queste no? Poi se comandato dall'intelligenza artificiale dovresti spostarti. Ta da 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 dan. Questi si stanno già spostando. Togliamogli la cosa dell'intelligenza artificiale. Prendiamo quelle che non si stanno spostando. Mandiamole qua con uno strategic redeployment. E poi vediamo anche cosa dare a quelle. Soprattutto quelle divisioni lì mi sa che hanno bisogno di un po' di artiglieria e cose del genere. Dun, dun, dun. Qua ci sono sempre delle divisioni di riserva che abbiamo qua, mi sa. Sì, abbiamo un po' di divisioni di riserva qua. Non tantissime. Un paio ne abbiamo. Anche a Roma, riserva centrale. Non si sa mai, teniamole lì finché non c'è proprio estremo bisogno di divisioni, lì le terrei. No, i nostri landing craft sono arrivati, voi no, però perché naturalmente qua le infrastrutture fanno cagare. Tanto hanno sedato la rivolta, penso. Wow, è stata sedata dai cecoslovacchi. Quindi qua sono territori cecoslovacchi adesso. Complimenti Germania, ti sei fatta fregare dei territori. Allora, dobbiamo portare i nostri caccia. Dove sono i nostri caccia? Comunque i nostri aerei da combattimento. Duale. L'aeronautica. Andiamo a vedere qua. Tra di Mombasa abbiamo vinto. Wow, avete dei dubbi? Allora, air units. Quattro primo comandante bombardare. Ah, sono qua alcuni. Ok, spostiamoli alcuni sul fronte caucasico. Aeronautica Sardegna, ma non penso siano in Sardegna. Può essere che alcuni siano qua, no? Alcuni sono qua. Ah, è vero, alcuni sono qua in Etiopia. Oh, Torino c'è qualcosa. Torino c'è parecchia roba. Ah, li avevo spostati per i francesi, è vero. E questi li spostiamo qua, nel nuovo aeroporto che abbiamo creato. L'abbiamo creato a, non so che città sia, Iasi, penso, Iasi. Va bene così. Abbiamo Tank Brigade, questa ci interessa qua soprattutto di nuovo. Abbiamo spottato un'unità laggiù intanto. Cerchiamo dei tank, abbiamo bisogno di Tank Destroyer. Ad esempio tu, questo deve essere aggiornato a Tank Destroyer. Perché non è stato aggiornato? Vergogna! Self-Operated Artillery, che possiamo unirle. Che non possiamo unirla adesso perché probabilmente non ha, non può organizzare, deve prima avere un po' di organizzazione. Qua tank c'è. Armor. Non so se metterci anche un tank destroyer. Tank destroyer. Forse era questa qua che aveva bisogno del tank destroyer. Sì, era proprio lui. Tank destroyer qua. Select, unitevi, adesso questa è un'altra ottima divisione. Perfetto. Ok, velocizziamo. Production, dai, finite ste cacchie di aerei che ci serve spazio per nuove brigate. Nuove divisioni, nuovo tutto. Tu vai in cima. Spostiamo i trasporti in fondo, tanto non c'è tutto questo estremo bisogno di trasporti. Al momento ne abbiamo già una paccata qua, comunque i trasporti per trasportare. Qua come vanno le cose? Avete organizzazione bassa, quindi aspettiamo un po'. Ok, voi siete arrivati, vi imbarcate.
Scendete da... qua non c'è un porto. C'è il porto più vicino, vabbè, scendete qua. Transportation. Cioè qua non c'è un porto, non ci credo. Industrial capacity. Non sprechiamo nulla. Assolutamente no, per carità. Qua controlliamo anche che ci siano tutti i comandanti generali, che non ci sia qualcuno che non ce l'abbia. Ok, che qua c'è. Qua anche ce l'hanno tutti. Qua ci sono degli alpini. Sono degli alpini, li porterei sull'altro fronte. Sinceramente. Riorganizza. Alpini. Ok, infanterie. Alpini, venite qua. E anche sicuramente in queste ci sono degli alpini. Alpini e artiglieria, questa qua. Venite, abbiamo detto qua. L'artiglieria, però gli toglierei l'artiglieria per avere il massimo dei bonus. Vabbè, venite lì, ok, poi li selezioniamo bene. Qua c'è una motorizzata. Montagna, montagna, motorizzata. Che cazzo è sta roba? Sta porcheria. Montagna, montagna, motorizzata. Ok, montagna, li facciamo che vieni a far venire qua con uno strategic redeployment, per cortesia. Ok, mentre quelle motorizzate le portiamo quassù. Qualcuno che avrà bisogno di un po' di motorizzate ci sarà. Sto portando anche i marine quassù. Adesso poi li assegneremo a un gruppo di comando. Assegneremo i paracadutisti a qualcuno. Taradan dan dan dan. Cosa fanno tutte queste truppe? SS Division SS. Qua cosa stiamo producendo? Self-propelled artillery, artillery. Artillery, abbiamo già trovato delle divisioni qua che ne avevamo bisogno. Aspettiamo solo che arrivino. E poi vediamo di sistemare le cose. Ok, tecnologicamente siamo ancora al 25 aprile, ma abbiamo fatto meccanizzate. Abbiamo fatto le meccanizzate, andiamo subito a vedere. Sì, meccanize fatta, quindi aggiorniamo immediatamente queste qua. Quelle delle divisioni corazzate. Prima farei meccanized. Meccanized. Tank destroyer, light armor, no, va bene così. Tu motorized, motorized, tank destroyer. Tu sei un'ottima divisione, devi assolutamente meccanized, meccanized. Quindi andiamo su produzione, tutto ciò che questa roba qua va in cima. Andrà velocissimamente in cima. Possiamo anche mettere al massimo e togliere un po' i supplies al momento. Ok, da produrre tutto. Ok, stanno arrivando le altre divisioni. Oh, i trasporti vengono affondati, che odio. Ok, qua siamo pronti all'invasione dell'Oman, con cui siamo già in guerra tutto, quindi... Ad War Goal. Possiamo conquistarlo anche l'Oman. Sì, l'Oman lo voglio conquistare. Ad War Goal. Conquer. Yemen. Non è l'Oman, ma lo Yemen. L'Oman è qua giù. Lo Yemen non so se valga la pena. Ah, allora, questo è l'Oman. Questo è lo Yemen. Sono dislessico di nuovo. Ok, salve. Voi siete arrivati. Però seguite fin dove potete. Qua già non potete più arrivare. Ma fin dove potete conquistate, grazie, fin dove potete conquistate. Taradadan, dobbiamo aggiungere dei war goal all'Inghilterra. Ad war goal, acquired territory, British Somaliland, Sudan, British Somaliland, rather not, Borneo. Il Borneo che territorio è? Vabbè, mettiamo a mettere il Sudan, che ci interessa. Il Sudan sarebbe sta parte qua. Sta qua sopra l'Etiopia, quindi ci interessa lì per collegare i nostri territori. Qua stiamo arrivando, perfetto. Taradadan, taradadan. Aircraft, ok, togliamo un po' di cose sugli aircraft, che al momento tanto con l'invasione degli... però siamo indietro di aircraft, ragazzi. Siamo molto indietro. Che qua dobbiamo avanzare ancora. Submarine. Continuiamo a avanzare anche nei sottomarini. Il radar, dobbiamo fare cazzi radar. Il radar per i nostri aerei. Strategy, large bomb. Anche le large bomb ci servono. Strategic bomb, bla bla bla. Medium air, large air, ok. Dobbiamo fare tutte queste cose sul... Sui... Come si chiama? Sui radar, perché danno dei bonus
abbastanza importante. Cosa fanno i tedeschi che passano i miei territori? Porci schifosi. Che le armate le facciamo venire qua. Tu per le armate non c'è grandissima fretta. Ok. Ottava antitank. Gli antitank qua ce l'avevano tutti, se non ho visto male. C'era solo quella che gli mancava, ma sinceramente non so se metterglielo. Tank destroyer. Tank destroyer ci sarà bisogno dall'altra parte. Ingegneri potremmo farne altri due. Facciamoli. Ok, qua sta diminuendo. La produzione continua a aumentare. Cosa abbiamo messo in produzione? Una divisione alpina. Altre divisioni alpine. Quante cazzo di divisioni alpine ho fatto? Ops, mi sa che l'ho messa adesso la divisione alpina. Cliccando Produst produce al posto che gli ingegneri. Tutta la cazzata. Ok. Stanno finendo gli aerei? No, non ancora, ma stanno finendo i tank destroyer, mi sa. Ok. Guardate i russi che comunque si stanno spaventando. Hai stress da chi ti ha dato il pericolo più alto dall'Italia? Fai bene, forse faresti bene a preoccuparti della Germania, forse in te, non tanto di noi. Ok, qua sono arrivati dei paratroopers. Sono solo paratroopers questi? Sì, sono solo paratroopers. Li portiamo qua. Gli diamo anche un leader, perché mi sembra il caso di dargli un leader. River attack, ci sarà bisogno magari di un river attack per questi signorotti. Tu, voi siete rimasti qua. I marine li portiamo invece qua per un futuro sbarco in Crimea. Ops, ho sbagliato. Sì, no, non volevo farli andare a piedi fino in Crimea. Transportation, accetta. Ok, qua stanno arrivando tutte le divisioni del fronte occidentale, si stanno spostando al fronte orientale. Che ottimo, qua è tutto ok. Sarà deve ancora partire, wow, velocità della luce proprio per te. Qua la situazione è che abbiamo preso anche queste basi e abbiamo distrutto l'unica divisione che potevamo distruggergli. Penso che siamo pronti anche a un futuro... Due unit are based here. HQ e milizia, cioè qua mi dà. Allora, siamo pronti all'invasione. Appena avranno portato i cosi, invadiamo l'Oman. Giusto così, per sfizio personale. Che non è lo l'Oman, ma è lo Yemen. Vabbè, fa lo stesso, abbiamo capito. Allora, anticaro, self-propelled artillery, self-propelled artillery. Vediamo se qua c'è qualche divisione motorizzata che ha bisogno di artiglieria. Sì, questa là ha bisogno di artiglieria. Bingo. E c'era già. Eccola lì, che l'ho beccata, che c'era già qua. Orca, troia, ho sbagliato. Ok, però c'è qualche altra divisione di... Questa ce l'ha già. Ho fatto la cazzata perché me ne ero dimenticato. Ok. Abbiamo poca fanteria regolare qua comunque. Abbiamo solo una qua. Tutte molto veloci qua. Allora questa self-propelled artillery la portiamo qua su, che ce ne sarà bisogno di qua. Qua vediamo se c'è qualcuno di motorizzato. Qua è tutta motorizzata questa. Questa qua la facciamo diventare così. Abbiamo self-propelled artillery, tank brigade. Ok, iniziamo a lavorarci. Sì, però me le devi selezionare tutte. Select. Reorganize, non posso. Select. Oh, che tra Costa Rica mi ha fatto perdere la pazienza, eh. Select. Wipe the lost. Hanno perso una nave, va bene. Allora, togliamoci due, mettiamoci dentro l'artiglieria e mettiamoci dentro select, unitevi. Le altre motorizzate qua, arriverà qualcuno che ha bisogno di motorizzate, quindi venite qua. Ok, ad esempio questa, motorizzata, già qua ce ne sono altre due di motorizzate. Ok, unitevi. Sei un attimo stanca, ma arriverà il tuo momento. Dan 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 dan. Dove cacchio? Ma no, ma sta andando a piedi questo.
Porca troia, avevo detto di non andare a piedi. Submarine Hull, ok, la corazza è lì sottomarini. Gli ho detto di non andare a piedi. Allora fai una cosa, tanto tu non hai bisogno. Tu voi venite qua. Rebase e i trasporti, tanto non c'è bisogno di fare invasioni con queste navi. Questo è un gesto orribile da parte vostra. Questo è davvero un gesto orribile da parte vostra. E non avreste dovuto assolutamente farlo. Ok, voi vi state ribasando. No, non vi state ribasando. Dovete ribasarvi alla svelta. Rebase now, bitch. Ok, tutto pronto per l'invasione dell'Oman. Mentre qua abbiamo preso anche queste poche navi. Queste poche cose che c'erano qua. La Regia Maria non ha subito praticamente danni. Ok, qua è tutto il Mediterraneo, è tranquillo e assicurato. Ok, queste sono ottime divisioni. Qua fanteria, fanteria. Quindi, so per certo che abbiamo dell'artiglieria a disposizione. Iniziamo a darti un'artiglieria a disposizione. Tu fanteria, fanteria, fanteria. Abbiamo dell'artiglieria che fa al caso tuo. Ok. Fanteria, 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 artiglieria, questa la voglio in prima linea. Qua ci sono una divisione meccanizzata. Armor, armor, cell, propelle d'artillery. La voglio anch'essa in prima linea, vai lì. Questo magari lo faccio off video, di selezionare bene l'unità da mandare in prima linea. Da attaccare, qua voglio trasportare qua e prendere tutte queste terre. Tanto le nostre navi non sono ancora arrivate, il che è un male. Molto molto male. Move order, vai lì, voglio vedere un po'. La Germania ha conquistato la Norvegia, quindi ci avviciniamo. Ci avviciniamo alla futura invasione dell'Unione Sovietica. Ma almeno finché non sarà tutto pronto. Almeno finché non sarà tutto pronto nel termine di divisioni meccanizzate, eccetera, eccetera, noi non attaccheremo l'Unione Sovietica. Voglio almeno avere divisioni meccanizzate pronte. Vai a dare un'occhiata lì, vedere cosa c'è qua. Fai così, va. Voglio vedere un po' cosa c'è qua. Ok, invasion, let's the invasion begins. Perché non attaccare il porto? Ah, proprio qua cattivo vuoi attaccare. Io te l'avevo detto qua però. Vabbè. Ok, stiamo invadendo lo Yemen. Se lo Yemen, Yemen, yes. Ah, hanno fatto l'invasione da... Ah, perché... Ah, guarda che cagata. Il porto è in questo trattino qua, vabbè. Ok. Perché non possiamo muoverci lì? Boh, vabbè, probabilmente non hanno organizzazione. Ok. Attacchiamo subito la capitale. Guerra lampo. Questi si ritirano, non so per quale motivo. Abbiamo vinto la battaglia dell'Aden. Ottimo. Wow, abbiamo vinto tutte queste unità. Penso siano solo di milizie proprio. Milizie HQ vari. Torna indietro tu. Voglio distruggere tutte queste flotte. Io, quelle flotte. Quell'unica flotta che c'hanno. Mia unità, trasporti. Ok, trasporti che sono arrivati qua. Imbarcati. E verrei portato in... No, non facciamo l'errore. Selezionami la flotta di trasporti e portamelo qua. Transport. I nostri paratroopers stanno arrivando. Eccoli qua. Due divisioni di paratroopers. Di para. Para, para, para. Ok, direi che abbiamo due fronti adesso belli solidi e composti. Tadadadan. Tanto gestiamo un attimo l'invasione dell'Oman. Penso che potrei prendere l'Iraq e l'Arabia Saudita con due divisioni, non penso avere grossi problemi. Allora. Oh, salve! Volevi scappare? There is no escape, bitch! Perfetto, portiamo la nostra flotta qua giù, nel caso in cui... Ah, non posso. Fai un rebase, allora. E anche voi fate un rebase. Ok, salve, qua sarebbe il caso che vi togliesse dalle palle.
tu attacchi dall'altro fronte. C'hanno parecchie divisioni. No, ok, vinta. Duce, we have won. Perfetto, abbiamo vinto. Attacchiamo questi territori britannici, soprattutto la costa. Oh, wow, c'è delle flotte. Wow, 14 navi ci sono lì. Sono 14 navi. Peccato non avere un aeroporto qui. Ok, dove state andando? Tanto qua adesso che invadiamo lì è finita la guerra, quindi... Ciao. Anche qua penso che i victory points di questi qua sia solo questo. Wow, qui un'invasione ci starebbe proprio a pennello. Da qua. Tac tac. Abbiamo vinto la battaglia di Attack. Che non è la... non penso sia quella dei romani. Dei Pullman. Facciamo uno strategic deployment. Ah, non bombardo, un territorio solo, non c'è bisogno. Comunque direi che per questo episodio è tutto. Anzi, finirei l'episodio con la conquista dello Yemen, va. Sta per arrivare, quindi almeno abbiamo preso lo Yemen. Yemen nostro. E ci avviciniamo alla conquista di tutto il canale di Suez. Dai, dai, su, su, veloci. Questi aerei qua mi sa che posso poi... Non vedo aeroporti qua per bombardare questi... Ci arriva? No, non ci arriva purtroppo. Purtroppo non ci arriva e l'altro è qua. Non penso che da qua a qua possano fare molto. Beh, su, conquistiamo sto Yemen. È morto il Kaiser! Kaiser Wilhelm, morto. Caput. Terra di Attack. Ancora combattono? We have lost la battaglia, ma non ti preoccupare, adesso arriva le altre unità a vincere. Sì, però, qua con la gente che resiste, dovete muovervi. Via, sparite! Sparite! Ok, reinforced! Via, caput! Yemen is caput! Yemen is caput! L'Arabia Saudita, per curiosità... Quanti punti vittoria? Cioè, io potrei fare uno Schwereput! Questa divisione la portiamo lì. Questa divisione magari la facciamo proseguire. Facciamo proseguire tutto così. Ottimo, Yemen conquistato, canale di Suez completamente chiuso adesso. Completamente, proprio sigillato. L'obiettivo è l'Arabia Saudita adesso, che puppetterò per tutti questi territori inutili. Non ho alcuna intenzione di prenderli. Non so se fantocciarla, che era uno stato fantoccio prenderli proprio io. Tra l'altro l'Iraq può attaccare. L'Iraq può attaccare, questi saranno territori miei. Questo qua non so se prenderlo. Non so sinceramente se prenderli quei territori. Intanto il Giappone sta invadendo l'India. Ottimo, ottimo, ottimo. Tutto qua è tutto giapponese. Ottimo, ottimo. Direi che sta andando tutto per il meglio. Un saluto a tutti e al prossimo episodio. Ciao, ciao.